Amici di YouTube, eccoci qua ragazzi, buonasera a tutti e bentornati sul mio canale in questo nuovissimo video che mi vede in rosso ragazzi, in rosso lavorativo e in giallo zucca, ovvero in giallo rosso Benevento ragazzi, giallo rosso Benevento perché siamo qui a commentare la situazione che c'è tra Gervinio e il Benevento perché la squadra degli stregoni del DS ragazzi Foggia e del Press Vigorito è sempre più in pressing per Gervinio, l'attaccante ivoriano. Del Parma. Io aspettavo a fare questo video in questi nuovissimi giorni, in questo nuovissimo video, in questi giorni, nuovissimi giorni vecchi, come mettetela come vi pare, ragazzi, ma insomma aspettavo a fare questo video perché leggevo le notizie, però aspettavo un attimino comunque che c'era più, diciamo, questa trattativa si andava un po' più, diciamo, nella parte calda, perché dopo le notizie di Mangio che c'è Pellè che non si sono concretizzate, ho aspettato un attimino, mi sono informato, mi sono documentato e ora vi riporto la notizia, ragazzi. Ma prima di commentarla insieme, iscrivetevi al canale, fate iscrivere tutti gli amanti del calcio, i tifosi del Benevento, comunque i tifosi del bel calcio che amano parlare di questo bellissimo sport, lo sport più bello al mondo, ogni volta in una location diversa, perché come avrete notato sto cercando di portare, diciamo, diverse notizie di calciomercato, soprattutto su Inter e Benevento, che sono le squadre in cui, diciamo, l'Inter è la squadra che tifo, il Benevento è la squadra che simpatizzo di più in Serie A. In varie location diverse ogni volta, quindi spero che apprezziate, ragazzi, apprezziate questo, diciamo, queste location, queste new location, anche se qui siamo tornati in una vecchia location, vecchia, come si dice in inglese, non lo so, quindi vecchia location, vecchia barra new, casino della Madonna. Ma partiamo subito con questo nuovissimo video. Allora, cosa c'è da dire sul Benevento, sui giallorossi, ragazzi, sugli stregoni? C'è da dire che comunque stanno allestendo una squadra molto molto importante per la prossima stagione, e infatti se riusciranno poi a portare a casa Gervinho, infatti la trattativa comunque sembra che intorno ai 4 milioni e mezzo, 5 milioni di euro, l'attaccante ivoriano vestirà appunto i colori degli stregoni nella prossima stagione. E diciamo, il Benevento ogni giorno è sempre più in pressing, tenta di comunque di trattare con, sembra, non vorrei sbagliarmi, ma il DS Fagiano. Oh, ma che fai? Sto a fare video. Non so. E quindi ragazzi, questa interruzione, lasciate like anche per questa interruzione, altrimenti viene infarto. Lasciate like per questa interruzione, ragazzi, mio fratello ha fatto questo scherzo mentre facevo il video. Spero che comunque, ragazzi, è già tanto che non sono morto perché, ragazzi, mi è preso proprio. Ero qui tutto concentrato, tutto concentrato. Ma che è? Quando c'è proprio, diciamo, ho stolzato, ragazzi, perché comunque non me l'aspettavo, diciamo, non me l'aspettavo. Quindi, ragazzi, lasciate like per questo, per quasi questo infarto che mi prende, per questa, diciamo, interruzione che c'è stata durante il video. Ho perso anche un po' il filo, mi sembra, stavo dicendo, del DS Fagiano. Non è che eri qui dietro, perché sennò stavolta, ragazzi, ci stiro i zampetti qui al video, perché. Quindi stavo dicendo, mamma mia, ragazzi. Che spauracchio, che spauracchio! Stavo dicendo appunto della trattativa tra il DS Foggia e il DS Fagiano, quindi Foggia Fagiano. Vediamo un attimino, perché comunque so che sui 4 milioni e mezzo, 5, il Gervinho comunque dovrebbe approdare agli stregoni, la squadra campana, e l'ingaggio sarà sui 1 milione e 2, avevo letto, per 2 o 3 anni, quindi un biennale barra triennale. Sarebbe secondo me un acquisto molto molto importante. Perché comunque insieme a Remy andrebbe a formare una coppia molto molto qualitativamente molto molto, diciamo, molto molto importante. Ma perché? Perché hanno esperienza, innanzitutto anche Remy ha molta molta esperienza, sono due attaccanti molto molto veloci, molto molto tecnici, che sono forti sia con la palla al piede in velocità che senza palla al piede in velocità, e potrebbero, diciamo, giocare insieme lì in tandem in attacco, non dare punti di riferimento alle difese avversarie, perché comunque diciamo, come è successo un po', come succede un po' nell'Atalanta, quando a parte quando gioca Zapata, quando succede nella Juve, quando gioca sia Ronaldo che Dybala, mi viene in mente in questo momento un po' anche la Lazio, a parte quando c'è Immobile, tutte queste mezze punte che vengono schierate lì davanti creano imprevedibilità alle difese avversarie, un po' anche come gioca il Verona. Quindi, diciamo, questa idea, questa ideologia di giocare comunque con gli attaccanti che non danno punti di riferimento alle difese è molto molto importante, e secondo me la rivedremo sempre di più in Serie A. Infatti una cosa che a me piace molto, come sicuramente avete visto i video scorsi di Dybala e di Ronaldo alla Juventus. Quindi il Benevento, dopo aver portato a casa Remy, dopo, diciamo, la trattativa con Glick che prosegue e sembra che piano piano, passo dopo passo, stanno cercando di portare a casa il difensore che gioca in Francia al Monaco. Quindi c'è questa trattativa con Gervinho che va avanti da diversi giorni. Io avevo aspettato, ragazzi, a portarvi la notizia, perché avevo aspettato che, diciamo, che
che proseguisse la trattativa, sempre più diciamo si stringesse la morsa tra Parma, Benevento e l'attaccante ivoriano, che sembra aver dato la disponibilità nel trasferimento comunque agli Stregoni, che hanno un ottimo progetto veramente tra il press Vigorito, il DS Foggia e l'allenatore Inzaghi, ragazzi, cercano questo attaccante, appunto. Mi sono un po' intricacchiato. E quindi, diciamo, visto che l'anno scorso comunque hanno comunque lì davanti anche delle prime punte, ad esempio in Prota, ad esempio Kragl può giocare anche più come prima punta, sia Insigne che Sau sono dei giocatori un po' la Gervinho, un po' la Remi, che non danno punti di riferimento alle difese, quindi diciamo un mix di attaccanti comunque sia diciamo da centravanti come in Prota, come può essere, come può giocare anche Kragl, ma hanno anche degli attaccanti comunque che girano tra centrocampo e attacco, lì non danno punti di riferimento. È una cosa molto importante vedere due attaccanti mobili che non danno punti di riferimento alle difese, perché comunque in questo modo si possono aprire veramente veramente tanti spazi, ragazzi, e creare più pericolosità per le difese avversarie. Però secondo me, perché visto che Coda comunque il contratto gli scade al Benevento, gli Stregoni cercheranno anche un altro attaccante, ma mi viene da sorridere perché ripenso al mio fratello da dietro prima, un altro attaccante lì davanti, una prima punta secondo me. Ora è vero, magari se resta in Prota, però resta in Prota Kragl e ci so sia Insigne che Sau che sono riconfermati, magari prenderanno solo Gervinho e Remi l'hanno già preso, solo Gervinho, poi si rinforzeranno in altri ruoli del campo secondo me. Poi questo, ragazzi, lo vedremo insieme nei prossimi video. Quindi qui, ragazzi, da giallo rosso Benevento, strega Stregoni, io qui che porto sempre più video del Benevento, perché veramente questa squadra, questo progetto mi affascina, mi appassiona molto, perché stanno veramente costruendo una squadra molto molto importante. Infatti quest'anno in Serie B comunque guardavo le statistiche degli attaccanti, sia a Coda che in Prota che Insigne che Sau che Kragl, ma anche lo stesso Viola, che diciamo gioca a centrocampo, ma è stato molto molto importante in zona gol, il numero 10 Viola del Benevento, e cercano di rinforzarsi in tutti i modi, stanno acquistando giocatori pronti, esperti. Infatti il Remi, Glick quasi fatto, e ora si parla insistentemente, ragazzi, di Gervinho. Io, ragazzi, vi ringrazio qui da questo video sul Benevento. Ancora stiamo quasi a 600 iscritti, veramente grazie grazie a tutti. E qui che prima, ragazzi, siamo partiti un po' diciamo con questa intro, poi una trombiglia, mezzo infarto nel video, anche un infarto intero. Io vi ringrazio tutti, ragazzi, vi ringrazio tutti, perché stiamo andando verso i 600 iscritti, mi fa molto molto piacere. Scrivetemi qui sotto nei commenti cosa pensate della stagione del Benevento, perché veramente veramente una stagione molto molto importante, quella di Serie B e quella che sarà nel prossimo anno in Serie A, con questo progetto veramente veramente molto ambizioso. Io, ragazzi, vi saluto a tutti, vi lascio qui sotto in descrizione i canali di due amici che sto collaborando qui su YouTube, Gabbo YouTube e Atrem26, ragazzi, link in descrizione qui sotto dei loro canali. Io vi saluto qui dal seminfarto della zucca gialla e dalla maglietta rossa, la t-shirt rossa. Siamo quasi a 600 iscritti, questa era un po' la situazione su Gervinho, veramente veramente sarebbe un ottimo ottimo acquisto per gli Stregoni guidati da Mister Inzaghi. E vi saluto a tutti e sciabalala a tutti, ragazzi, sciabalala, sciabalalissima, anzi, levissima, sciabalalissima.